abbiamo uno sfondo bellissimo, ci troviamo a Casa Sanremo e io ho l'onore, il piacere e la felicità soprattutto di presentare una delle mie più care amiche. Diciamo che Sanremo, oltre a darmi tanta soddisfazione in questa settimana dell'anno, che per me rimane sempre magica, però mi ha fatto un grande regalo, quindi Sanremo insieme alla vita mi hanno fatto un grande regalo. Circa 6 anni fa, ma casualmente, o sicuramente sarà stato una casualità via social, insomma, però fatto sta che ci siamo incrociate, ci siamo subito piaciute e siamo diventate grandissime amiche. Quindi c'è uno slogan che ci appartiene, ve lo faccio annunciare da lei. Ciò che Sanremo unisce, la vita non divide. Lei è la fantastica, mitica Anna Rubino. Buon pomeriggio gluten free! Sì, lei... Sanremo è un influencer gluten free e fa parte di un gruppo importante che abbiamo già comunque annunciato in qualche puntata precedente, che è Classe 20. E ora vi faccio spiegare un attimino da lei la sua funzione qua su Sanremo, e magari si lascerà scappare anche a qualche fantastica, insomma, descrizione della nostra amicizia. Anna, ciao! Ciao Rosa, grazie a te, spettacolare come sempre, un'amica non solo fantastica ma bellissima, perché viviamo insieme l'emozione del festival, che è un oltre ad essere un incanto è un sogno. Viviamo questa percezione molto intensa e ringrazio innanzitutto il patron Vincenzo Russolillo, perché grazie a lui ho avuto l'opportunità 6 anni fa di essere qui a Sanremo per la prima volta e conoscere lei, Rosa Positano e la magnifica famiglia Positano. E proprio qui a Sanremo, oltre Rosa, ho conosciuto Teresa Massanova, classe 20. Da allora è nata una bellissima amicizia, una grande collaborazione, infatti sono parte integrante di classe 20 e siamo qui per gli allestimenti di Casa Sanremo, del roof, dell'area lounge, soprattutto della linea del brand Saint Germain, del red carpet del Teatro Ariston, insomma tutto ciò che concerne gli allestimenti. E non solo, una chicca bellissima, l'allestimento dei camerini di Lorella Cuccarini, Alberto Matano, Savino, Miss Keita, sì. Perdonatemi, e poi soprattutto i camerini di Gigi e Rossa a Piazza Colombo. E dire che quest'anno è un suggeriscimi Rosa, un termine che rende appieno il concetto di Sanremo. Essere Sanremo è meraviglioso. Sì, perché Sanremo è uno stato d'animo, vero Anna? È un vero mood. E infatti abbiamo lanciato un hashtag, e anche perché quest'anno si può vivere una favola grazie al progetto tra palco e realtà, che vede coinvolta tutta la popolazione sanremese con la presenza di spettacoli e concerti live. Ok, allora quindi con le meravigliose parole di Anna Rubino, concedimi un saluto grande al Cilento, che mi ha adottato, una terra bellissima dove ho vissuto momenti magici e indescrivibili. Ok, quindi con Anna Rubino, una grandissima mia amica, quindi non solo sanremese ma ormai facciamo parte della nostra vita, insomma, quotidiana, e vi diamo un grande saluto qui da Casa Sanremo. Quindi ancora ringraziamo il nostro caro presidente Vincenzo Russolillo, che ogni anno ci dà la possibilità di essere qui e partecipare a tutto quello che succede nella VIP lounge di Casa Sanremo. E quindi chi ci conosce via social ci sa segue quello che combiniamo. Ok, un bacione Sette TV, ciao! Buongiorno a tutti quanti telespettatori di Sette TV, ciao Carmela, ciao a tutti, a tutto il Cilento. Io oggi sono onoratissima di essere qua con una persona che su Sanremo è una persona molto importante. È un ragazzo che 14 anni fa ha deciso di arrivare qui nella Riviera dei Fiori, precisamente in questa bellissima cittadina che io amo. Non smetterò mai di dirlo, perché per me veramente rappresenta
il top per l'Italia, perché davvero si vive bene, si mangia bene, si climaticamente si sta bene, e quindi oggi ho l'onore e il piacere di fare due chiacchiere con Moreno Chirichiello, che è un ragazzo di Licusate, quindi un cilentano doc, che però 14 anni fa ha deciso appunto di venire qui a Sanremo e lui opera sul territorio ed è una persona al top. Ciao Moreno, buongiorno. Ciao, buongiorno e saluti a tutti. Eccoci qua, siamo a Sanremo, finalmente ci rivediamo e con Rosa, è un appuntamento ormai fisso, avete un top player della comunicazione sul festival. Non potevate scegliere persona migliore. L'ho pagato. Direi io, perché comunque è super attenta e non le sfugge nulla. Poi ormai conosce la situazione, anzi meglio di molti personaggi che gravitano nella zona. Oltre a farmi mangiare bene giù papà, mi ha fatto mangiare pure a pane Sanremo, perciò alla fine è nel infatti, mio DNA. Infatti. E Moreno, raccontaci un po' di te, di questa tua esperienza sul territorio, perché tu fai tante cose belle qui, eh? Ci proviamo. Diciamo che, vabbè, adesso sono un po' di anni, come dicevi tu, sono quasi 15 che sono a Sanremo e mi occupo di comunicazione, di marketing, seguo un po' di giornali. Questo è il mio 13° festival, quindi già ne abbiamo fatti anche di quelli un pochino. E niente, sempre come sempre una situazione che ci piace. Questo è il festival, comunque, anche se tutti gli anni le polemiche, i boicotta Sanremo, avete visto i numeri di quest'anno, record dei record anche sul festival, quindi devo dire che sono contento. Per me è sempre un'esperienza importante, che come ben sai fa piacere vivere, ecco. Diciamo che Moreno ci siamo conosciuti in terra ligure, perché in effetti abbiamo molti amici in comune e quindi non avevamo mai avuto l'opportunità di poterci salutare, quindi da qualche anno siamo insomma in contatto in questa settimana. Facciamo fatica anche durante la settimana del festival a vederci, perché tra tutti e due siamo super impegnati. Però devo dire, me lo devi concedere, che per me è un grandissimo punto di riferimento, perché diciamo che durante la giornata un messaggio, qualche domanda, qualche indiscrezione, cioè Moreno mi salva sempre, perché sì faccio da pusher di informazioni dalla sala stampa, sì. Quindi insomma per me, ecco, e me la vivo anche in maniera più tranquilla, certi momenti che dico tanto Moreno c'è, cioè, le informazioni ce le abbiamo, si fa quel che si può, poi lavorando lì in sala stampa trapelano le varie indiscrezioni sul festival e quindi di conseguenza cerco di veicolare un po' di informazioni agli amici come Rosa, in modo da avere tutto quello che serve. Quindi sono fortunata ad avere Moreno. Vabbè Moreno, un pronostico per questa sera, perché noi siamo al sabato, quindi tra poche ore finisce questa magia settimanale e quindi poi daremo l'appuntamento all'anno prossimo, perché noi ci rivedremo sempre qui. Assolutamente sì, vabbè, io spero di riuscire a venirvi a trovare prima, ben sai c'ho la famiglia, c'ho i miei genitori giù che aspettano e gli amici, tanti amici, quindi mi fa sempre piacere tornare. E se ovviamente riesco, volentieri ci vediamo anche giù. E noi l'aspettiamo. Quello di Sanremo è un appuntamento sicuro e fisso. E quindi l'aspetteremo anche nel Cilento, quindi salutiamo anche tutta Licusate, insomma. Assolutamente, salutiamo tutti gli amici e tutti quelli che seguono SET TV e l'informazione cilentana.